ciao. Ciao Ayrton. Ciao. Era più carina lei, ma il pilota Ducati ufficiale sei te, e quindi mi tocca parlare con te, insomma. Sei emozionato ancora oppure hai metabolizzato? Bah, guarda, allora, ho metabolizzato l'idea, ma me ne devo ancora rendere conto, questo senz'altro. È qualcosa di talmente grande, inaspettato, che ancora del mistico, del surreale, dai. Io sarò buono con te perché sono un bastardo, scrivo le cose troppo presto, alcune volte ci azzecco anche, però non ti creerò problemi, perché so che la situazione è di quelle importanti, nel senso che dovete sviluppare una motocicletta, c'è un grande marchio che è entrato ad aiutare Ducati a fare le cose ancora meglio di come sono state fatte, però volevo sapere da te che peso c'è già adesso che non ci sei ancora salito, più o meno, veramente. Beh, ti posso dire che essere pilota All-Star con Battaglia e supportato Ducati comunque è qualcosa di veramente bello. L'interesse è grandissimo e me ne sono già reso conto già solo da come sono stato accolto nella famiglia Ducati, e quindi ti dico, sono convinto che faremo bene fin da subito e da presto, anche perché comunque la moto ha un grande potenziale, le risorse ci sono e le forze umane che lavoreranno in questo progetto sono notevoli, quindi... Io non resisto, la chiamano Panigacci, Panicucci, perché insomma dicono che sia bella acerba e che ci vorrà un po'. Però c'è Team All-Star con Battaglia, numero uno, c'è Audi che ci crede, c'è il supporto di Ducati ovviamente, ci sei tu che hai tanta voglia, c'è Carlos Checa, e l'ho messo per ultimo, ma cioè voglio dire, i numeri, i tasselli ci sono tutti, dammi un tempo per il quale tu pensi che potrai già iniziare a sentire l'odore della buona prestazione. Guarda, è una domanda che non ti posso rispondere, perché veramente non so a che cosa sto andando incontro, so a con chi vado incontro, e quindi questa è la mia grande garanzia. La moto sicuramente sarà competitiva perché è stata sviluppata comunque in Ducati e studiata e progettata da gente che le corse sa come si fanno, e anche le corse lo dimostrano nei risultati ottenuti comunque nella loro storia. Chiaramente è un progetto nuovo ed è una moto che è completamente diversa da quello che è stato fino ad oggi la concezione di Ducati, un salto un po' nel futuro, poi anche a vederla si vede che siamo nettamente avanti, però questo implicherà comunque grande lavoro e grande impegno, ma non ci fa paura, come hai detto te, Carlos è un ottimo pilota, una persona molto metodica, si potrà collaborare, lavorare insieme, e questo farà sì che il progetto cresca in fretta. Senti, ti sei chiesto perché tu? Guarda, me lo son chiesto e ho avuto qualche risposta anche. Senz'altro serve un pilota che sappia in qualche modo collaudare e comportarsi nella maniera giusta. Ed è un po' difficile trovare le due cose insieme. Io sono onorato che abbiano scelto me e cercherò di dimostrare ancora di più quello che si può fare. Ci vediamo in due gare rognose, due trasfertone belle lontane che costano soldi, stress, e che sono due punti interrogativi grossi. E noi ti auguriamo in bocca al lupo. Vedi, questa volta non ti ho fatto la domanda perché ho letto il terrore nei tuoi occhi, perché guarda, non gli chiedo niente, gli dico in bocca al lupo, fai il bravo e insomma rimani uno dei nostri, dai, quelli che si possono avvicinare. Guarda, più che stress sarà un grande entusiasmo andare alle corse. Io amo quello che faccio e quando sono coinvolto in questi progetti non può farsi che stimolarmi, quindi ci vediamo presto. Io chiudo con una fesseria, questo qua è Badovini, Ayrton si chiama, andrà forte, grazie.